Allora, l'abbiamo detto prima, il momento di parlare dei fatti del giorno. Lo facciamo con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Direttore, buongiorno, benvenuto a Non Stop News. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. E beh, allora, in una giornata come quella di oggi non possiamo non parlare del caso Sea-Watch. Il suo giornale titola Mari e muri amari. Com'è la sua lettura personale della situazione? E che siamo impigliati di nuovo in una situazione che non dovremmo permetterci, non dovremmo mettere sotto gli occhi dell'opinione pubblica italiana e mondiale, soprattutto nella quale non dovremmo mettere nessun essere umano. Ci sono questioni, chiamiamole così, di prestigio e di puntiglio politico che finiscono amaramente per tenere in ostaggio la vita di persone in carne ed ossa. Io credo che le leggi vadano fatte rispettare, ma credo anche che non ci sono leggi che non debbano avere anche un cuore umano. E questo vale per la vita di chiunque, qualunque sia il colore della sua pelle, il suo passaporto, la sua origine. E soprattutto le leggi sono tutte uguali e qualcuno un po' più delle altre. E noi sappiamo che ci sono dei trattati internazionali che riguardano il soccorso delle persone in difficoltà che l'Italia, grande patria del diritto, ha contribuito a costruire e che l'Italia oggi sembra non voler rispettare più con la stessa intensità, la stessa dedizione. E per questo succedono casi come questo nuovo della Sea-Watch 3, che sono sconcertanti, perché mentre teniamo 42 persone ancora a bordo di un guscio, ne abbiamo altre 47 che sono arrivate in altro modo su dei barchini e sono sbarcati in quella stessa isola che si chiama Lampedusa. Tutto questo non ha senso. Non ha senso, io sono piaciuto e un po' disperato qualche volta per il buon nome del mio paese e per ciò che facciamo a persone in carne ed ossa. Non dobbiamo mai perdere di vista le persone in queste storie. Se lo facciamo rimangono solo i puntigli e rimangono soltanto le parole che fanno male anche alla nostra anima, oltre che alla nostra intelligenza. Certo, direttore, ti chiedo in due minuti adesso un parere su un'altra notizia, e fra l'altro voi avete in prima: torna l'orrore in Emilia, bimbi affidati per soldi, così la sintetizzate nel titolo. Se fosse vero, ribadisco, se fosse vero, queste persone vanno punite nella maniera più dura possibile o sbaglio? No, è così. Io mi auguro che non sia vero, come ogni volta che siamo costretti a fare titoli di questo tipo, dando conto di indagini profonde della magistratura durante tantissimo tempo, ci vengono dei brividi lungo la schiena. Tutto questo ci riporta indietro agli anni 90. Io in quella stessa situazione, una situazione davvero terribile anche solo a descriverla, di ragazzini strappati alla propria famiglia, anche famiglie in difficoltà, e con false accuse tolti da quell'ambiente e consegnati a un altro dove gli orrori invece si realizzano. Questo accadde già negli anni 90 e ci finì in mezzo, fra gli altri, un prete buono, si chiamava Don Cesare Comuni, che morì di crepa a cuore perché accusato di cose che non aveva mai commesso. E ci finirono di mezzo dei genitori, almeno tre sono morti prematuramente di infarto per le sofferenze che hanno subito. Quindi io mi auguro che questa storia non sia vera, ma se è vera, come purtroppo gli indizi sembrano dimostrare, bisogna che non solo ci sia una sentenza esemplare, ma che si capisca che queste trame vanno sgominate una volta per tutte, con un'estrema chiarezza da applicare le leggi e un'estrema umanità di stare al fianco delle famiglie in difficoltà. Quando poi si parla di minori, certo, molto spesso è un altro versante di cronaca, quando a volte vediamo gli anziani maltrattati nelle corsie magari delle case di cura, e lì capiamo che dovremmo davvero occuparci di più e meglio di queste cosiddette fasce deboli, insomma, minori e anziani. Grazie al nostro ospite Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Buona giornata. Grazie e buon lavoro. Buona giornata, buon ascolto a tutti. Grazie.